Benvenuti alla recensione di Astro Warrior per Sega Master System. La copertina è piuttosto banale, almeno quella che potevamo trovare qua in Italia. In Giappone invece si trattavano meglio, cosa ne dite? Astro Warrior è uno sparatutto a scorrimento verticale per uno o due giocatori, anche se quando si gioca in due, prima gioca solamente il primo giocatore e poi gioca solamente il secondo giocatore. Le forze imperiali della Stella Diabolica hanno la loro base, guarda caso, vicino al nostro pianeta e hanno iniziato a invadere la galassia. Spetta a noi cercare di fermarli, arrivare alla loro nave madre e distruggerla. Prendere i controlli della nostra astronave e sparare a tutti i nemici è abbastanza divertente. Il nostro veicolo spaziale si controlla piuttosto bene. I nemici sono presenti in buona quantità, hanno differenti stili di attacco e gli sprite presenti a schermo sono in numero più che adeguato. Il Sega Master System muove tutti gli elementi con scioltezza. Un plauso va fatto alla parte sonora, che presenta musiche gradevoli ed effetti sonori azzeccati. I boss di fine livello sono ben congegnati. Gli sviluppatori hanno pensato a qualche classico power-up. Abbiamo quello che permette di muoversi più velocemente, il cannone abbagliante. Sto leggendo il libretto di istruzioni, a volte hanno nomi strani. Poi c'è il cannone a fuoco triplo e gli assistenti. Gli assistenti, ve lo spiego io, sono quei cosi rotondi viola che ci aiutano e sparano anche loro. Sono molto utili. Fin qui sembrerebbe la recensione di un gioco bello. E in realtà non proprio. Sicuramente fin dall'inizio è molto giocabile, è ben fatto. Le caratteristiche positive che ho già menzionato sono tutte presenti. Ma purtroppo, prima di tutto, il gioco presenta una grafica di scarso dettaglio e poi è monotona, è quasi sempre uguale. Ma la cosa che, a mio avviso, non gli permette di ricevere un voto più alto è che ha solo 3 livelli. Sono anche abbastanza lunghi, ma sono solo 3. Finiti questi 3 livelli, il gioco ricomincia da capo più difficile. È poco, troppo poco. Poi il gioco a due è finto, in quanto, come ho detto all'inizio, prima gioca un giocatore e poi l'altro. A questo punto si poteva anche fare soltanto il gioco a un giocatore solo e prima giocava uno, poi giocava quell'altro, non è che cambiava tanto. Quindi è questo il più grosso peccato, più grossa mancanza, sono 3 livelli. Ok, poi dopo il gioco ricomincia più difficile, ma le ambientazioni sono tutte uguali, cambiano un po' i colori. I nemici differiscono, questo sì, però sono 3 livelli, ragazzi. Quindi trova un po' il tempo che trova. La recensione quindi è finita. È un videogioco che presenta una struttura semplice. Vi lascio la votazione finale. Vi ricordo un like e un'iscrizione al mio canale. E se siete interessati alle recensioni, vi invito a visionare la playlist dedicata alle recensioni presente all'interno del mio canale YouTube Dariolino78.